Come si concilia, professore, l'essere se stessi con l'età della tecnica? Non si può, non si può perché nell'età della tecnica devo fare funzionare gli apparati. Io stasera ho fatto funzionare dell'apparato culturale, sono me stesso. No, ho fatto una funzione, ma la tecnica ti chiede solo funzioni. E finché si tratta di cultura sei anche libero, ma quando si tratta di catene di montaggio o di uffici o di lavori piegatizi... O anche di lavoro di produttori, sei figlio dell'apparato tecnico, non puoi. E quindi non raggiungi la felicità, perché la felicità è realizzare se stessi. E come si lega invece praticamente il concetto di individuo con il concetto di comunità che abbiamo perso? Da noi no, la comunità viene dopo, no? Il cristianesimo lo pone come un comandamento l'amore del prossimo, quindi vuol dire che non è naturale nella nostra cultura, mentre la cultura greca lo era. L'individuo vive sempre in uno stato di solitudine, bisognoso di riscontri che non arrivano mai, e infatti mi pare che siamo in una società abbastanza infelice: tutto sommato, no? se per vivere abbiamo bisogno di psicofarmaci, di cocaina e di altre cose. Siamo con la sindaca di Corridonia, a lei chiediamo un bilancio della serata. Il bilancio sicuramente positivo, è stata una serata che ha richiamato tantissima attenzione e tantissima partecipazione da parte del pubblico, anche da fuori Corridonia. Eh, chiaramente il professor Galimberti è molto apprezzato per cui eh, era quasi un colpo sicuro, però è anche vero che questo denota un risveglio da parte della città che noi ci aspettavamo e che sta, è andato oltre le nostre aspettative. Quindi è una bellissima serata. Siamo con l'assessore alla cultura del comune di Corridonia Massimo Cesca, a lui chiediamo qual è la lezione di Umberto Galimberti. Ha espresso talmente tanti concetti. Quello devo dire che sulla tecnologia e il fatto se la tecnologia ci rende liberi mi sembra una bella provocazione comunque sulla quale meditare anche nei prossimi giorni. Quindi personalmente questo rapporto uomo-tecnologia devo dire che è tra tanti spunti interessanti però è quello che decisamente mi ha colpito di più. Un bilancio della serata? La serata assolutamente straordinaria perché, come diciamo all'inizio, a parte il Teatro Velluti pieno, ma per la prima volta a Corridonia c'è stato il Teatro Velluti, il collegamento cabrato con il Teatro Lanzi e non dimentichiamo anche la Scuola Ipsia, quindi cioè, tre strutture collegate in un'unica serata per ascoltare un filosofo, beh, mi sembra veramente un, un risultato decisamente importante. Soprattutto lo dico mh, con rispetto, ma in un contesto come quello coridoniano, diciamo che non è esattamente la delle marche, quindi, quindi diciamo, è eccezionale il riscontro, anche, anche proprio di pubblico che c'è stato, oltre che la qualità del, dell'incontro fatto con il professor Galimberti. Quindi, di tutto questo, ringraziamo l'organizzazione, ringraziamo Oriana. E, e speriamo che questo sia il primo di, di tanti altri eventi che faremo insieme qui a Corridonia al Teatro Velluti. Un intervento epifanico quello di Galimberti, un'unica sua asserzione che dà un po' il tono di tutto l'intervento. La follia abita ognuno di noi. E con questo inciso lanciamo il prossimo appuntamento che sarà a Porto Sant'Elpidio, Teatro delle Api, l'11 dicembre domenica, ore 18, con l'ironia, l'intelligenza di Dario Vergassola e Claudia De Lillo. Vi aspettiamo, come sempre, numerosi partecipi interroganti. Grazie, grazie di cuore.